Amici di Sportface, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Spazio Tennis Live. Purtroppo vedete già di fronte a voi delle facce assolutamente poco raccomandabili e quindi io procedo con il presentare i nostri graditissimi ospiti. Procedo in ordine orario perché vedo che c'è stato anche un cambio di, non so, di luce, di location, illuminato da, non so, da una luce divina, possiamo dire, credo sia questa l'unica realtà dei fatti. Lorenzo Andreoli, buonasera, benvenuto. Buonasera. Sotto di lui, con uno sfondo che non so se cambierà nel corso della puntata, poi vedremo, Luca Fiorino. Buonasera a tutti. No, non cambierà. Non cambierà, No, peccato. perché non so più farlo. E sotto di me vedete i veri, reali ospiti di questa sera in collegamento da Alkmaar, se ho capito bene. Comunque, dai Paesi Bassi, terra di talenti e probabilmente anche di parenti di Luca Fiorino, visti i suoi tratti somatici, coach Marco Gulisano e il buon Jacopo Berrettini. Buonasera, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao a tutti. Allora, chiaramente, come in ogni puntata di Spazio Tennis Live, tutti voi in collegamento avete il diritto e la libertà, purtroppo per noi, di sottoporci le vostre domande, tranne sul tema fantacalcio, perché dovete sapere che quest'anno, per il secondo anno consecutivo, quel ragazzo lì ha avuto, come dire, fortuna, talento, tante, diciamo, un incrocio di fattori tali da averlo portato al trionfo, al triplete, come lui indica. Oggi che Romelu Lukaku si è accordato per tornare all'Inter, lui festeggia il suo triplete, sempre per restare in tema nerazzurro. Quindi, al di là del fantacalcio, buonasera a Matteo che subito chiama in causa il giottismo e gli sfondi di Luca Fiorino. A parte il fantacalcio, possiamo parlare di tutto. Per esempio, prima di lasciare lo spazio ai miei esimi colleghi, io chiederei a quei due ragazzetti là sotto vicini cosa state facendo in Olanda, perché la realtà è che il buon Jacopo Berrettini, dopo un lungo stop, di cui vi abbiamo poi raccontato un po' gli sviluppi in queste settimane, sta per tornare in campo. È tutto vero, ragazzi? Boh, pare sì, a meno che non succeda qualcosa stanotte. Che comunque è sempre possibile, tu mi insegni. E comunque con Marco in camera è sempre possibile qualcosa del genere. Dobbiamo superare la notte. No, volevo fare solo una precisazione prima che Prego. poi parliamo di cose serie. In realtà i titoli sono quattro. Perché c'è quattro la telecamera, la quattro perché c'è anche la classifica a punti. Coppa, Supercoppa, campionato e classifica a punti. Quattro. Una vergogna, hai detto una vergogna. Buonasera a Roger che ci saluta. Jacopo Berrettini, siamo pronti per tornare in campo dopo gli infiniti problemi fisici di questi mesi? Ma sì, dai, sì, ho giocato qualche partita prima di Serie B con l'Amiens, quindi qualcosina ho fatto, però sì, sono pronto, dai, sono tutto contento. Vediamo dopo domani la partita se lo sarò ancora o no, però no, dai, sono contento di stare qua, di essere ripartito a fare, diciamo, la vita che ci spetta, quindi sì, siamo tutti molto contenti. Marco Gulisano, Jacopo Berrettini è pronto o domani dobbiamo aspettarci il classico match del rientrante dopo una lunga, cioè comunque il solito dramma in diretta? Che deve succedere domani? No, no, domani deve succedere niente. Deve giocare, deve stare tranquillo. È pronto, ha lavorato bene. Sono stati mesi lunghi dove finalmente, ora a parte gli scherzi, tornerò a vivere un po' anche io l'adrenalina della partita, dato che l'unica cosa che mi ha dato adrenalina è stato il fantacalcio per questi 7 mesi. Basta. No, no, pronto, pronto. Ha lavorato bene. Poi domani sera facciamo un'altra live e Chiaro. vediamo un po' come è andato questo rientro. Però bene, bene, siamo contentissimi. Poi qua è pure molto bello, è anche una bella città, quindi abbiamo scelto il posto giusto da dove ripartire. Infatti ti vediamo molto rilassato e molto. Sì, stai bene, effettivamente stai bene. Sei molto. Vedo Luca. Sì, Luca Fiorino, assolutamente. vai te. Luca Fiorino, vai te, dai. No, Vai ma te io con Jacopino. prima di fare una domanda a Jacopo, volevo che il sommo Mosciatti pronunciasse il nome dell'avversario di domani di Jacopo. No, ti giuro, ho visto prima, non mi ricordo. Vedete, non mi ricordo. Controlla, Aspetta. controlla, controlla, controlla.
Vabbè, e voi nel frattempo sottoponete Jacopo e Gullis alle vostre... No, io la domanda la faccio, mentre controlli il nome la faccio. Vai. No, volevo chiedere, in questi casi, no? Questo è il primo match ufficiale, diciamo, della stagione. In questi casi, contro avversari di cui si sa meno, come si preparano queste partite? Mosciatti lo hanno scritto nei commenti, il cognome, quindi senza che cerchi, grazie, magari. Madonna, senza Lorenzo sarebbe proprio... Beh. Va bene, la domanda è stata fatta, da quello che ho capito. Sì, ma ci si prepara, diciamo che uno cerca di fare le stesse cose che faceva 8 mesi fa, però sicuramente ripartendo un po' dalle basi che ho messo un po' in questi mesi di allenamento, è sicuramente la cosa più sensata da fare, perché ovviamente non avendo, diciamo, esperienze di match recenti, è sicuramente la cosa più sensata da fare, mettere, diciamo, come priorità le cose su cui uno ha lavorato in questi mesi e portarle avanti. Ovviamente poi in partita è un po' diverso, ovviamente poi c'è l'avversario, cambieranno un po' le cose, a livello emotivo sicuramente è nettamente diverso rispetto all'allenamento, però mi sento che, come ha detto prima Marco, abbiamo lavorato bene e secondo me abbiamo preparato pure bene la partita di domani, nel senso che comunque le idee chiare ce l'ho e ce l'abbiamo. Poi ovviamente sappiamo tutti che non è così scontato poi entrare in campo e eseguire tutto alla perfezione, quello che uno si è preparato, però già il fatto di sapere cosa fare quando uno entra in campo è già molto buono. La partita contro il grande, che salutiamo, Zidane, che trasformiamo in Zidane. Zizou Poncio di Cromo, un interessante... Vabbè, è medicinale, no? Esattamente, un interessantissimo 21enne olandese che abbiamo seguito in questi mesi, no? Cioè, comunque abbiamo... Beh, un po' abbiamo, tutti, sì, siamo stati sul pezzo, sulla sua attività, quindi un match insidioso, giocatore di casa, giocatore che probabilmente conosce le condizioni, la location meglio di Jacopo e di quel soggetto con cui si va ad accompagnare ogni settimana. Intanto vi ringrazio che avete chiesto a lui questa domanda su come preparare la partita, perché io non sapevo rispondere a niente di quello che ha detto, però se l'è cavata benissimo, quindi vabbè. Perfetto. Senti, Lorenzo Andreoli, tu che anche tu purtroppo conosci bene i nostri due ospiti da diversi anni, quindi che curiosità abbiamo in vista del rientro all'attività contro il grande Zizou Poncio di Cromo, che salutiamo, ripeto, un'altra volta. Io se Marco stava guardando, sicuro. Sì, chiaro, è un amico. Per carpire, no, è un amico, cioè, abbonato al canale Twitch anche, chiaro. No, io se Marco non si offende la farei a Jacopo la domanda, spero non... Apposta, ok. No, e volevo chiedergli se, suo malgrado, approfittando magari di quest'altro periodo un po' di stop più o meno forzato, più o meno prolungato, se dei tantissimi ragazzi italiani che hanno giocato tanto a livello challenger in questi ultimi mesi ce n'è qualcuno che per vari motivi ti è capitato di veder giocare ora in passato e se ti... perché ti piace in modo particolare? Ma ho visto poco, ho seguito i risultati, ho visto un pochino il fuori italico, ho visto giocare Passaro tutta la partita con Garin e devo dire che mi è piaciuto molto. Io vabbè, l'ho visto l'ultima volta l'anno scorso nei Challenger, sempre in Italia l'anno scorso, però ha alzato il livello tantissimo, fisicamente è sempre stato molto, molto forte, però servizio dritto credo sia così, però quel giorno lì viaggiava veramente tanto la palla ed era pesante, anche tatticamente devo dire che mi piaceva, e sinceramente è quello che mi ha, diciamo, sorpreso di più, ma non perché prima non era un giocatore forte, ma perché ha fatto un balzo veramente molto, molto grande insieme anche a Arnaldi. Matteo però già forse l'anno scorso ha iniziato a vincere già tanto, invece Passaro comunque da quest'anno ha cominciato a macinare tanti risultati, poi molta continuità, perché comunque ha avuto molta continuità, quindi sì, ma diciamo mi ha impressionato. Senti Marco Gullisano, sarai soddisfatto se da domani, nei prossimi mesi, Jacopo Berrettini
puntini, puntini, riempimi tu i puntini. Cosa si va a cercare dopo un periodo così, dopo sessioni di allenamento che magari piano piano sono cresciute di intensità, di anche proprio come durata, perché mi avevi raccontato dei primi allenamenti con Jacopo ancora insicuro fisicamente. Adesso cosa speriamo che accada mese dopo mese? Ma si va per scale di necessità. Sicuramente la prima è quella di giocare con meno stress fisico possibile, meno dolori possibili, quindi gestire la condizione fisica. E... Luca Fiorino ride per questo commento che dopo vi spiegheremo, però sì, andiamo, scusa Marco, vai avanti. Ok. No. Beh, quindi ti dicevo, c'è un po' da mettere priorità. La priorità è sicuramente giocare senza dolore, senza stress, giocare partite, più partite possibili senza dolore, senza stress, quindi questo è già, secondo me, importante. E poi più partite si giocano, meglio è in questi casi, quindi sarà importantissimo questi 2 mesi ripartire dai tornei giusti, dal giocare partite, a stare tanto in campo. E poi speriamo che nel finale della stagione possa dire la sua. Tornei giusti quali? Cosa, adesso che attività fate? Principalmente Future, quindi 15-25, probabilmente, vabbè, sicuramente questa settimana qua Alkmaar. In programma ci sarebbe un 25 a Den Haag la prossima settimana, e sarebbe ideale giocare 3 settimane di fila, ma comunque valuteremo un po' dopo le prime 2 e poi cosa fare la terza. Però questi saranno i tornei, ma ti ripeto, la priorità è quella di giocare con meno dolori possibili e stare più in campo possibile al modo giusto, e basta. E rubo ancora un attimo la parola a questi due professionisti che ho al mio lato, perché oggi proprio questi due signori mi hanno segnalato una novità nel circuito ATP che secondo me, avendo anche un coach qui in collegamento oltre a Jacopo, può essere anche sentire l'opinione di entrambi. Sì, soprattutto un coach che parla tanto durante le partite. Uno che ancora sia accettato ai tornei è un miracolo. Luca Fiorino, mi puoi un po' spiegare anche ai nostri spettatori di questa novità regolamentare di oggi, di cui abbiamo parlato in privato oggi, e poi magari sentiamo Jacopo e Marco che pensano di queste nuove possibilità che vengono concesse durante i match agli allenatori? Sì, no, più che altro si tratta, da quello che ho capito, di un test. Quindi dall'11 luglio verrà testato il coaching fuori dal campo, poi ci sono vari step per cui bisogna rispettare determinate condizioni, sono lunghe, non so se vogliamo fare tramite screenshot leggere un po' quali sono i vari punti, però in soldoni è permesso il dialogo tra tennista e coach, anche con gesti. Quindi sarà contento, immagino, Stefanos. Sì, io vado un attimino sopra Luca, ma non tanto sul quali sarebbero, diciamo, le novità inserite o le cose che sono in prova, quanto, e qui esce fuori quel briciolo di lato di giurista che mi è rimasto, quanto alla vaghezza con la quale queste cose, secondo me, sono state prima pensate e poi messe nero su bianco. Attenzione. Cioè, se uno li va a leggere attentamente i punti, è pieno di possibile fare questo, purché non è consentito quest'altro, sempre che non... Ve li leggo al volo? Aspetta, sì, che siamo... talmente tanto vaghe, secondo me, per come sono formulate, che viene da sé pensare al più classico fatta la legge, trovato l'inganno. Cioè, più che altro perché leggevo, tipo, non ci possono essere conversazioni, ma deve essere tutto ridotto in brevissime frasi, cioè, non lo so, è un po' il confine, secondo me, lo vediamo? Può applicare molto lo facilmente. Vediamo? Sì, e poi devo fare tipo il Faina con Di Marzio, attenzione. Questo è Lorenzo Andreo direttamente sul suo profilo Twitter, ce l'ha elencate con questo professionalissimo screen. Yeah. E Jacopo e Marco, che pensate di questa possibile novità? Ma secondo me deve iniziare Jacopo, perché comunque... Certo. Io... Perché non ti va, dillo. Perché non mi va, perché comunque non mi va, no, perché comunque poi alla fine...
sono i giocatori che chiaramente comprende anche coach, però sono i giocatori che vivono in prima persona le novità, quindi giusto che inizi lui. No, io sono nettamente d'accordo con Lorenzo sul fatto che è molto vago, nel senso che non si capisce molto, cioè adesso rileggendoli pure non si capisce molto, cioè ci sono delle cose che, come dice lui, non chiarissime. Secondo me ovviamente sarebbe molto più facile fare come è stato fatto nelle donne, no? Che poi entrare in campo, anche se non era una cosa che mi faceva impazzire, però in quel caso è molto più chiaro, secondo me, sia per i giocatori, sia per gli allenatori, sia per gli arbitri, che pure gli arbitri, secondo me, è difficile chiarire bene le regole, è difficile pure magari dare un warning a qualcuno che non è rispetto, o comunque, cioè, secondo me sono regole abbastanza confuse. Però sul coaching sono d'accordo di metterlo, perché comunque è una cosa che può aiutare molto il giocatore. Ovviamente, come c'è scritto qua, ecco, la conversazione proprio mi sembra un po' troppo, cioè va un po' oltre quello che è il tennis, però il dire, tanto poi alla fine quello che dice l'allenatore non è che, a parte Marco che parla molto, però, gli altri allenatori, quelli bravi, dicono poche parole, ma ti fanno, no, cioè ti cambiano un po', quindi alla fine sono poche parole che ti cambiano, e poi non è che ti parlano tutti i punti gli allenatori. Quindi credo che possa essere buona, però secondo me, ecco, appunto, con un po' più di chiarezza. Io, se posso aggiungere qualcosa, secondo me, come dice Jacopo, forse l'introduzione del coaching, come hanno fatto al femminile, sarebbe stato meglio anche per un discorso televisivo, no? Almeno si riescono a capire anche le conversazioni. Poi bisogna capire qual è la linea di confine tra poche parole, frasi o brevissime. Perché poi, da quello che ho capito, scattano anche le multe se si va oltre, se si va ad eccedere. Ma per detto... quello che dico, che se non c'è chiarezza, poi esatto, l'arbitro oppure il referee, quello che è, cioè pure capire e dire, ok, ha detto 4 parole, 5 parole, cioè, ha detto 18 prendi parole. Soltanto il punto numero 2, no? Or create any hindrance to the opponent. Cioè, questo significa, purché non interrompano il gioco, e che non interrompano il gioco, bene o male, è chiaro a tutti, o non creino un ostacolo all'avversario. Ma magari quello che è un ostacolo per Jacopo non lo è per l'impronunciabile avversario di domani. Cioè, non... il grande Poncio di Romo, fratello. Cioè, lo sappiamo, già questa cosa è vaghissima. Verbal coaching is permitted only when the player is at the same end of the court. Cioè, solo se è dallo stesso lato. Veramente, non c'è. Ma no, si possono fare gesti, si possono anche fare gesti, quelli sono consentiti, qualsiasi tipo. Immaginati gesto. Che se le cose domani non dovessero andare, c'è Marco da fuori che fa Jacopo il gesto così, tutto bene. Mi sbilancio e ti dico che sarà tutto fuorché un successone questa cosa. Marco, che dice? Sul coaching sono d'accordo, ma loro, secondo me, stanno provando a regolamentare una cosa che esiste già, secondo me, di base. Cioè, loro probabilmente si sono accorti che è frequentissimo, anche perché poi adesso il concetto di team rispetto al passato è diventata una cosa che hanno tutti. Ci sono più figure nel box, più figure che parlano, quindi secondo me loro vorrebbero regolamentare e fare una cosa consentita, perché ad oggi non puoi dire nulla praticamente, o quasi. Quindi è un po' un compromesso, e per questo sono d'accordo con Lorenzo, non sarà sicuramente all'inizio un successo. Secondo me, se percorrono una strada, se proveranno a percorrere una strada di questo tipo, si finirà anche a livello televisivo ad aggiungere qualcosa, il che da un punto di vista del... diciamo dei, non lo so, dell'appetibilità della partita in TV aggiunge qualcosa, dà qualcosa in più, perché comunque la figura del coach è richiesta quindi no, però rende le cose interessanti. Questo mi sembra un po' un compromesso, ma magari arriveranno a una soluzione giusta, accettabile. Io l'avrei fatto nello stesso identico modo in cui ha detto Luca prima, cioè avrei fatto quello che era primo per il femminile. Probabilmente arriveranno là, magari ci passeranno da queste regole, vedranno un po' come va, e poi magari aggiungeranno, non lo so. Che poi è un qualcosa che già si fa, no? Passato. Correggetemi se sbaglio, avevano provato in passato con le quali degli slam,
a fare una cosa del genere, cioè che il giocatore dal tuo lato poteva comunicare con l'allenatore Ma ci hanno e provato era stata anche tolta. nei tornei di esibizione prima, diciamo durante il lockdown, ci In hanno uno c'era provato. anche lui di mezzo, tra l'altro. Ci hanno provato Forse anche in forse Austria? a Next Gen, In qualcosa. Austria? Sì, lì era con le cuffie addirittura. Le Sì. cuffie. No, a Nizza, Da a Mudatogo. Nizza, roba da ricchi comunque. Vabbè, io Roba da. avevo promesso ai nostri ospiti che sarebbero potuti andare a dormire presto, anche perché Jacopo gioca secondo match, se ricordo bene. Però prima, scusami, Moscia. Però Questo non prima. prima che Luca abbia risposto all'Ars Lucchese. No, 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 No. perché ho scoperto che il buon Zidane ha un sito internet Mi personale. sento male, non ci credo. Giuro, No. giuro. È nato a Groningen e credo abbia origini sudorientali in tutto ciò, come anche lo Pazzesco. stesso cognome. Oriundo. Un giocatore oriundo per Jacopo Ma Berrettini. se tu scrivi il nome e il cognome, punto com addirittura, Non no, ci punto credo. NL, punto com, Non ci c'è credo. tutto, c'è tutto. C'è tutto. Comunque anche la persona che si tocca più volte i capelli al mondo. Sì? Sì. Ha questo record, gli hanno dato ieri la targa, sono venuti qua quelli di Guinness World Stiamo facendo testa a testa, avanti. Giustamente, Proveremo a raggiungerlo, Roger. prossimo ospite. Io prima di andarvi a dormire, però vi faccio la classica domanda su rientro di quel soggetto di tuo fratello, caro Jacopo, perché insomma, non so se voi, avendo poi ti sei anche allenato con Matteo a Monte Carlo in queste settimane, insomma, avete condiviso come sempre nel corso della vostra storia tennistica, anche tanti allenamenti, vi aspettavate che sarebbe rientrato in questo modo clamoroso? È brutto dirlo, ma no, cioè, no, nel senso perché poi è vero, perché comunque ci siamo, ecco, come hai detto, ci siamo allenati a Monte Carlo insieme, l'ultima settimana prima di partire, no, perché lui giocava con cemento io sulla terra, però lo vedevo giocare e vedevo che stava migliorando sempre di più e stava crescendo sempre di più anche fisicamente, come anche fiducia proprio nella mano, perché anche lì si tratta proprio di fiducia. Andare a colpire libero senza freni, comunque mano dominante, quindi è una cosa molto importante. Però così bene, sinceramente, no. Lui ci ha sempre abituato molto bene, nel senso che ogni volta che gioca fa dei risultati pazzeschi. Purtroppo non riesce ad avere tanta continuità, questa è un po' la sua cosa, però ogni volta che gioca a tornei fa dei Penso se risultati ce l'avesse. pazzeschi. Se fosse anche continuo. No, ma infatti lui lo fa apposta, perché almeno no, però è così, ogni volta che è rientrato ha sempre fatto, mi ricordo anche quando era più piccolo, è stato fermo 6 mesi per il ginocchio, è rientrato, ha fatto finale Challenger, ed era la prima finale Challenger che faceva, cioè ha fatto sempre qualcosa di incredibile, perché vuol dire che c'è qualcosa dentro di non normale, non perché è strano, quello sì, è una persona molto Anche. strana, però no, a parte quello è perché c'è un qualcosa dentro da campione, quello che è, perché è veramente così. Però secondo me si sorprende anche lui, nel senso che comunque anche lui non se l'aspettava, secondo me, perché vincere 9 partite di seguito, 2 settimane di seguito, giocare 14 giorni di seguito, dopo che sei stato fermo 3 mesi, è un qualcosa di pazzesco, cioè, senza senso. È arrivato Giorgio Spalluto, eh? Purtroppo è arrivato Pazzesco. anche Giorgio Spalluto, purtroppo. Che in presenza di Giorgio, un contratto che abbiamo fatto già. In presenza di Giorgio, io direi che Fiorino e Andreoli hanno a disposizione l'ultima domanda a testa per Jacopo o Marco o entrambi, dopodiché li mandiamo a dormire. E parliamo di un po' di cose poco interessanti tra di noi. Io vado secco, diretto, facendo tutti gli scongiuri del caso, ma è inutile nascondersi dietro un dito. Wimbledon, i tre favoriti. Sì, Tre favoriti? femminile. No, scherzo, maschile. E quella gliela faccio io. Però onestà, ragazzi, eh. Perché Onestà, onestà. onestà, Perché poi onestà. comunque le mani non le vede nessuno di noi, ha le mani in vista, No. quindi comunque Anche quella di Andreoli non vedo, mentre attenzione. tiriamo fuori nomi, comunque possiamo fare quello che Io vogliamo. dico Djokovic, Nadal, Matteo.
Io Adesso, dico. adesso questo, questo ci tira fuori un nome strano. Guarda, c'è No, pure la faccia. no, 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 Adesso no, o si dice può chiamare. Urkach Ma no, ma o principalmente perché Kyrgios, non che dice seguo il adesso? tennis, quindi Si la parli tu, sto eh. provando a cercare un altro che faccia da terzo. E io metto, vabbè, sicuramente Djokovic e Rafa. Il terzo c'è Cilic che ha fatto semi a Parigi, che comunque vuol dire che condizione su 3 su 5 è buona, ci ha abituato a finali a Questo è Wimbledon. ragionare da allenatore comunque. Sì. Non Meno tutti male che ho l'avrebbero detto di non nascondersi dietro a Cilic. sotto. Si è nascosto invece lui, si No, ma nasconde da io anni. sono anche del sud, cioè Sì. questa cosa comunque ha un peso non indifferente su questo discorso. No, però sono d'accordo con Jacopo. Chi è che ha detto Luca? Mi sa, nascondersi dietro un dito, Non ha più però senso. non so se rientra nei primi tre favoriti, però sicuramente di quelli là che sono là davanti è uno di quelli che può dare più fastidio. Possiamo Quindi lo dire i metto. primi cinque tutta la vita, dai. Nei primi cinque con Urkas, che è Con un altro che Urkas che comunque sull'erba ha dice la fatto sua. Poi bene. Dai, forse Cilic ci può Cilic o stare. Gele, No, secondo me se la Cilic giocano sì, questo. perché comunque fare semi a Parigi per le caratteristiche che ha vuol dire che è in salute. Non ho visto la semi al Queens, però comunque ha vinto partite anche la settimana scorsa, quindi vuol dire che comunque è presente. Poi c'è il rientro di Alcaraz e quello gioca bene pure C'è il rientro di Alcaraz, Vedo? sull'acqua quello gioca bene. Tra l'altro, Questo è il titolo no, della. questa è quella che verrà isolata dai mosciati sui Che social. stai Gioca dicendo, bene anche su Ulis? acqua. Voi che siete più informati sicuramente di me, non mi ricordo, ma ha giocato lui l'erba l'anno scorso? Sì, qualcosa avrà giocato. Sì, qualcosa ha fatto, però nulla di attendibile, nel senso che ad oggi, secondo me, esprimersi su Alcaraz su erba è difficile. Con il gomito che poi tu mi insegni, Luca Fiorino, non sta neanche così bene il gomito di Alcaraz. No, come ci dice Moran, non sta benissimo. Lorenzo Andreoli, vuoi chiudere tu con una domanda per questi due soggetti o li mandiamo a dormire? Sei tu il capo, eh? Se vuoi mandarli a dormire, li mandiamo a dormire. La prima è una piccola curiosità, ma la chiedo se è ancora collegato con noi all'amico Giorgio No, Spallucco. te prego, no, no, mamma mia. No, volevo chiedergli chi erano i tre dementi, perché oltre a Jacopo Berrettini ci sono quattro persone. Mi piace questa, giusto, tre giusto, Non ci sono. E poi? E la seconda è di logistica, diciamo, legata anche al discorso delle famose gocce, no? Dello scorso anno. Se hanno l'idea anche di fare una, al di là dei tornei, una capatina da quelle parti. Pensate di tornare, a Wimbledon, se avrete tempo. Allora, diciamo che spero di no, da un lato perché vuol dire che non ci Ok, sono basta questo, guarda. io, Ok. però no, dai, spero che vada come l'anno scorso e però che io pure sia in finale da qualche altra parte. Quindi E a quel punto, sperate di arrivare domenica. comunque, Questo. grazie di aver nominato il discorso delle goccine. Hai chiuso proprio in bellezza, ti ringrazio. No, però l'anno scorso comunque eravamo là. Perché lui non stava bene, doveva giocare Casinalbo, si era tolto da Casinalbo, quindi Strano che non stavo bene, di solito. speriamo di non esserci. Eh sì, magari quest'anno faremo una puntata speciale di Spazio Tennis Live con le due finali contemporanee di domenica, due schermi in simultanea. Marco Gulisano che fa coaching, che fa gesti, ci vediamo dopo anche all'avversario e tante belle cose anche a Wimbledon. Grazie a Marco Gulisano e grazie a Jacopo Berrettini. Ciao ragazzi, Ciao grazie a voi. In bocca Senti, ragazzi. Luca, Grazie, aspetta un ragazzi. In bocca al attimo, grazie. perché C'è cosa uno vuoi? screenshot? Ma così Cosa a caso. stai per mostrarci? Cosa vuoi, Una Gulisano? coppa, Allora, una coppa. questo. No, sì, niente, Vabbè, sempre non io. sei aggiornata 4 l'app, non sei aggiornata l'app. è back to back perché ho vinto anche l'anno Vero. scorso. Gli ascoltatori prendano nota e Vero. quindi Ormai io niente. ce l'ho salvato nel conto corrente. Il primo IBAN che esce è Marco Guisa. Fisso. Grazie, Ah, tra ragazzi. l'altro, ecco, dato che ci siamo, Francesco Aldi, Sì. devi saldare 65 euro. Francesco Aldi, se qua ti sta ascoltando, vai, niente. Riporteremo, riporteremo. Grazie ragazzi, vogliamo Allora, falla bene. In al bocca balzo. al lupo.
Bocca al lupo, ciao ragazzi. Ciao, un abbraccio. Ciao.